Qui c'è la vita agreste, la vita dei contadini. Potrei raccontarti del quotidiano della vita agricola, della mia memoria di quando avevo 5 anni, 6 anni, prima ancora andare a scuola, un altro pianeta. Ma in questo pianeta si caratterizzavano sentimenti non come la solidarietà, nel senso se una famiglia aveva una difficoltà, non c'era da andare a chiedere le credenziali per avere chissà quale aiuto. Quel poco che c'era, ma soprattutto la mano, si dava la mano, inteso come serviva un aiuto nei campi, serviva un aiuto nella fiemma giovane. Okay? E se non è oggi o domani veniva restituito, quindi c'era questo concetto di solidarietà normale, diffuso. Un altro aspetto che ricordo era quello della serenità. La vita non era, attenzione, non era opulenta assolutamente. Bastava che nell'economia di una famiglia di allora morisse un vitello, una bestia, e ci volevano 2 o 3 anni a riequilibrare il danno, perché non si viveva del denaro, del lavoro, dei prodotti della terra. C'era la proprietà, i confini erano ben determinati, ognuno aveva il suo, magari qualche vega perché si calpestava il terreno di un altro che finiva in qualche parola ben colorita nel nostro dialetto, ma nessuno chiudeva la porta. Cioè, sono aspetti, c'è una serenità nella vita, nessuno si aspettava un atto di delinquenza, non, questo credo che non esistesse allora delitto o delinquenti, ma il vicinato aveva questo concetto. Magari non si andava d'amore d'accordo per certi versi, ma alcuni capisaldi erano indiscutibili. Ricordo da bambino piccolissimo un incendio e in quell'incendio accorsero tutti, ma come normalmente si fa o si faceva. Però ho questo ricordo che anche la persona con cui avevi avuto un battibecco magari la settimana prima per qualunque cosa era lì a far passare i secchi dell'acqua e allora si diceva che gli zingari portavano via i bambini, c'era questo timore. Se si vedeva la carovana, ricordo ancora le carovane con il cavallo, così scattava questa specie di allarme dove magari l'unica donna che era in casa in tutta la cascina faceva il giro e vigilava su questo. È uno degli aspetti. Beh, insomma, altro, credo di poter dire una cosa, quella normalità era veramente bella. Bella nel senso che c'era convivialità. Alla sera ci si ritrovava nelle stalle a parlare, nei granai, magari nelle giornate di novembre, come dire, a spogliare il manutuco. Nel freddo, ragazzi, nel freddo, questo non lo ricordo bene. Però c'era il calore, c'era il dialogo. Insomma, sentivamo di quelle storie, ci spaventavamo tutti, ci raccontavano di cose che oggi sono banali, ma insomma, in un mondo fatto di ben poca circolazione di informazione, la nostra fantasia volava su queste cose, e qualche volta l'unico che arrivava di meno era. Thank you.
Un saluto a tutti e benvenuti sul canale Opus Artis. Quest'oggi il nostro viaggio si ferma in una frazione di Borgo Manero, precisamente la Casa del Barragiolo. Per chi ancora non la conoscesse, qui con me il signor Carlo Alberto Barbaglia, storico di questo luogo, e che insieme a lui andremo a scoprire i segreti di questo posto, diciamo di questa enclave, se vogliamo, all'interno del comune di Borgo Manero. Sì, grazie Matteo, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Opus Artis. Mi fa piacere ospitarvi in questo posto che ha delle vestigia storiche antichissime, parliamo dell'VIII secolo, IX secolo, però prima di definirmi storico mi definisco appassionato, nonché abitante proprio di questa specifica antica corte della Barazzona, oggi Barraggiola di Borgo Manero. Ecco Carlo, grazie per avermi ospitato quest'oggi all'interno di casa tua e per farci questo excursus storico sia un pochettino del comune di Borgo Manero, dove appunto dalla nascita, eccetera, eccetera, ma soprattutto di questa zona, di questa bellissima Di frazione che questa ancora non è sì. poco È conosciuta, se vogliamo. poco conosciuta, ma come dicevo, è citata nei documenti storici molto prima, non me ne vogliono i miei concittadini borgomanesi, ma molto prima della città di Borgo Manero. Abbiamo dei reperti monumentali, una torre di funzione di avvistamento militare, a cui poi è stata appoggiata una chiesetta attorno all'anno 1200 circa. Questa torre è citata in un documento di donazione che risale all'anno 962. Ottone I donava, a ringraziamento per la fedeltà di questi territori, donava la cosiddetta, allora si chiamava Corte della Barazzola, che aveva un'estensione enorme, andava fino ai territori al confine con il comune di Correggio e dall'altra parte fino con il comune di Paruzzaro. Ma considerato che Borgo Manero non c'era, e quindi la vastità del territorio era oltre i 10 km di longitudine. Bene, quindi da questo reperto storico, di questo documento, possiamo dire che il documento è del 962, ma cita la torre, quindi questa sicuramente era già preesistente. Detto questo, quindi veniamo ai miei concittadini borgomaneresi, che si insediarono bonificando la Gogna, su mandato e per opera dei novaresi, proprio a ridosso delle prime colline, le colline che oggi sono appunto questa specie di altipiano della Barraggiola, Santa Cristinetta di Borgo Manero e Verganum. Ecco, se vogliamo parlare un pochettino di Borgo Manero, diciamo che, visto che hai tracciato il comune principe Beh, certo, la città è il comune di del comune di riferimento di un riferimento. ampio circondario, è la seconda città della provincia di Novara, tutti gli effetti. Assolutamente. E dove nasce, se vogliamo, dalle varie leggende che si tramandano, il nome appunto Borgo Manero? Ah, beh, gli storici più accreditati attribuiscono la derivazione di questo nome da un nobile novarese che ottenne in gestione il territorio di Borgo Manero, che era appunto un borgo. Questo nobile o conte, posso sbagliare, aveva il nome di Maineus, da cui fanno attribuire il nome Borgo Maineus. Ma ci sono anche versioni discordanti. Io non c'ero, non posso dirvi effettivamente da dove nasce il nome di Borgo Manero. Beh, una di queste è abbastanza suggestiva. Vuole associare il nome di Borgo Manero alla sua pronuncia dialettale, Bourbonnais. Borgo Manero è un dialetto, si dice Bourbonnais. E viene ritenuto un francesismo che vuole indicare una fonte buona, Bourbon, da francese Bourbon, fonte buona, fonte. E qui nei paraggi, a poca distanza, vi è una importante, bellissima sorgente che irriga tutti i prati, irrigava tutti i prati e le coltivazioni della zona, e va immaginata questa fonte buona in presenza di una palude, quindi potrebbe avere un senso. Io lo trovo suggestivo, è un po' anche affascinante, senza voler scomodare i dubbi o quant'altro. Comunque, per la storia il nome deriva da Maineus, per alcuni deriva invece da più supposte origini contadine, potremmo dire così. Noi non è detto che siamo piemontesi, storicamente siamo forse più lombardi.
prende origine da battaglie antiche tra gli Sforza e Savoia. Sono cose che non ricorda più nessuno, evidentemente, ma nei nostri dialetti, nelle nostre vicende, però diciamo che politicamente siamo intesi, forse meno savoiati. Se cominciamo a parlare della battaglia di Borgomaneo, si apre un capitolo rimosso un po' dagli annali di storia, ma insomma, e lì se le sono date, e i Savoia dal Colleoni le hanno prese. E i borgomaneresi, come i novaresi, erano già più orientati verso Milano. C'era già un'apertura verso la Repubblica di Venezia, che appunto fu la Repubblica di Venezia che inviò in soccorso degli Sforza il Colleoni, che ebbe la capacità di sovvertire in una battaglia epica gli equilibri in campo. Si tratta di qualcosa come 2.500 uomini a disposizione del Colleoni e oltre 6.000 a disposizione dei Savoia, aiutati, fortemente aiutati dai francesi. Finì con un disastro per i francesi, nonostante per tutto il pomeriggio la battaglia volgesse a loro favore, tanto che, lo dice la storia, il Colleoni stesso fu disarcionato, circondato e pressoché spacciato. Però lì il nostro, portando la sua mazza, conquistò quel soprannome che la storia gli riconosce, un soprannome che dice che, se non ricordo male, dice che è dotato di tre gambe seminali. Con quell'impresa però, a parte le battute, si affermò questo nome del gran condottiero un po' in tutto il mondo. La battaglia fu un disastro come risultati, perché in molti ci fu una carneficina. Tant'è vero che i piemontesi, i savoiardi, si rintanarono già dalla Sesia e fino al Risorgimento non ebbero più nessuna velleità di espansione. Ecco, quel teatro si è organizzato e ha avuto punti di appoggio proprio in queste colline attorno alla piana di Borgomaneo. Stiamo parlando del 1449, di aprile, ma questa storia non conta più niente. Ma insomma, qui se ne sono date di Santa Regione. Ed è un crocevia, diciamo, storico, un po' di tutto. E beh, certamente Borgomaneo ha una sua importanza strategica come collocazione, è un crocevia di una viabilità che va e verso la Francia, e verso Novara, e verso Scipione. Gli Sforza, come successivamente altri, individuarono Borgomaneo come il punto da cui presidiare e garantire qualunque aggressione alla sponda lombarda. Ha un significato ancora oggi, credo, quella battaglia, perché al riconoscimento o al ringraziamento vi è un documento in cui lo Sforza concede alla città di Borgomaneo di cui io oggi, di tenere appunto il suo mercato, un mercato importantissimo, e risale, almeno la documentazione, la concessione risale a questo periodo, stiamo parlando del 1449, dicevo. Beh, è ancora vivissimo oggi, ha uno scambio commerciale importante, magari qualche connotato è cambiato, ma c'è ancora, quindi colleghiamo così, come la sua attualità che scaturisce da quelle guerre. Questo è un antico casale trascina che si caratterizzava in un'economia rurale contadina per una sua notevole autosufficienza. Certamente stiamo parlando di un insediamento attorno al quale per chilometri non vi era nulla, nemmeno la città di Borgomaneo. Abbiamo un monumento storico caratterizzato dalla torre e dalla chiesetta. Sono stati oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, di bonifica più che di ristrutturazione, perché la struttura non è stata toccata, di preservazione, intonaci piuttosto che un manto di copertura in cima alla torre. Quindi abbiamo questa torre a cui si può accedere, ma solo in sicurezza, ovvero sollecitando e chiedendo il supporto o degli alpini che si sono prestati in passato ad accompagnare i visitatori. Certamente l'accesso alla torre non è aperto al pubblico, va concordato. Ma è istruttivo perché si entra a tutti gli effetti in un'antica torre militare. Sono state ricostruite a nuovo le scale in legno per accedere fino alla vetta e si arriva
ai punti di avvistamento dell'VIII secolo. Questa torre, citata appunto nell'VIII secolo, è una torre di origine e di uso militare, una torre di avvistamento, alla base circa 3,5 metri per 3,5 metri di sezione, oggi ha un'altezza attorno ai 21 metri. Come funzionava? Funzionava accedendo con una scala a pioli removibile, amovibile, da quella feritoia, dalla finestra che vedete all'altezza di circa 5 metri. Questo per ragioni di sicurezza. La scala a pioli veniva asportata e le guardie di vedetta erano in condizione di respingere l'assalto di qualunque malfattore o malintenzionato. Si dice e si pensa che questa torre facesse parte di un sistema di avvistamento e di protezione su tutto una dorsale. Si dice che arrivasse o fosse concatenata fino alla torre di Buccione. D'altronde, questi erano proprietà ed era la corte che faceva parte della proprietà della comunità di San Giulio dell'isola di Orta. Quindi ha un senso, sebbene le vestigia storiche sono più antiche. La chiesetta all'interno ha pochi arredi, è una chiesa povera, di fatto di uso campestre e rurale. Gli arredi sono poveri e questa dà la misura di una fede non ricca, non opulenta, ma sentita dalla gente rurale, dei contadini, dei nostri avi. Continuiamo nell'illustrazione di questa chiesetta dedicata e consacrata a San Nicola, una chiesetta minuta di campagna al servizio di una piccolissima comunità locale. Sono stato l'ultimo chierichetto di questa chiesa e ricordo con piacere uno storico prete di Talonno che a piedi veniva e una volta all'anno officiava nella ricorrenza appunto di San Nicola. Poi il tempo è andato in un altro modo, oggi da anni non c'è più alcuna celebrazione, ma insomma ci piace ricordare il passato e poter oggi presentare un presente importante, ristrutturato e degno di essere visitato un'altra volta. Quello che vedete adesso è il frutto di un restauro del 2014 importante. Nell'attività di questo restauro sono venuti alla luce questi residui di affrescatura interessanti, di cui non vi era nessuna traccia, che probabilmente in seguito alle malattie, alle pesti, come molte chiese sono state reintonacate e bonificate, diciamo, sanificate. Nel recupero del 2014 quindi è venuta alla luce questa traccia di questo lavoro di cui non si deve avere memoria. L'intervento è importante anche dal punto di vista strutturale, c'è tutta una tirantatura nascosta alla vista all'interno dei muri portanti che fa da tirante rispetto a questo arco e quindi tiene legate i due muri. Direi che è un intervento fatto bene, possiamo vedere anche la travatura fatta con degli asciati a mano e che riporta un po' alla tipologia preesistente. A dire il vero, gli originali avevano anche una dovatura di questi proletti e oggi è abbastanza difficile arrivare a questi livelli. Comunque, come vedete, niente di eccezionale, ma qualcosa di speciale. La umiltà e la povertà, ma la dignità di una vita agreste, una piccola chiesa, di una piccola comunità. Ha sicuramente giovato il fatto di inserire questi monumenti in una zona a tutela ambientale importante, che non trova ancora il suo decollo, ma che comunque ha consentito ad associazioni ambientaliste e a volontari di poter investire appunto nel volontariato e promuovere la frequentazione. Quindi, pian piano le cose si stanno evolvendo, si stanno istruendo percorsi anche per le scuole, insomma le cose si sono mosse. Ci sono boschi e possibilità di fare passeggiate in un ambiente maggiormente rilassante. La prima cosa che io sottolineo è la quiete. Parlerei di quiete. C'è una fauna che si è ripresa molto bene. Di cinghiali se ne vedono fortunatamente meno, nel senso che il troppo storpia, direi, e credo in questo di essere d'accordo con tutti, ma caprioli, cervi, volpi, falchi, tassi, è un ritorno che mi ha sorpreso e sono
veramente contento, perché è la realtà, a dire il vero, che a Priori e Cermi non ci sono mai stati, ma è una realtà che mi ricorda da bambino, da Volpi, Tassi. Qui vicino, a poche centinaia di metri, si è visto anche il lupo. Ma si potrebbe dire, senza demonizzare niente e nessuno, a meno la mia opinione, mi sembra naturale che dove c'è la preda arriva il predatore. È un equilibrio, prima o poi si troverà. Diciamo ai nostri telespettatori e a chi ci segue, come fare per venire qua a vedere la Casa del Bargiola, ma soprattutto perché venire a vederla e cosa è del bello che posso, è il fascino che possono trovare qua. E dove siamo, anche se vogliamo dire. Beh, non vorrei disilludervi. Non trovate punti di ristoro, non trovate trattorie specifiche o che. Però un giro con passaggio alla Bavaggiola e col circondario sicuramente ha un suo perché. Beh, intanto potrei citarvi il mercato cittadino, che è un evento in sé, che porta migliaia di persone e ci tiene tutti i venerdì, e quindi cittadino a Borgomaneo. Il giro, come dicevo prima, in questi colli, che sono uno più bello dell'altro, siete comunque dentro a un piano di protezione ambientale, dove ci sono una serie di cascine dove potete trovare un percorso, trovate cavalli, trovate la possibilità di maneggio, e visite panoramiche su questi colli, vi sono vigneti, insomma c'è una realtà che vi può far passare benissimo una giornata in campagna. Di più, a pochi chilometri da qui trovate il Lago d'Orta, trovate il Lago Maggiore, che non sto certo a decantarvi, sono posti meravigliosi, compreso anche una salita al Mottarone, che merita, per noi storicamente è la montagna che ci consente di vedere Milano, la giornata lo permette. Beh, insomma, fossilizzarci sulla Bavaggiola forse è eccessivo, ma la Bavaggiola nel contesto merita, secondo me merita. Mi associo alle tue parole, dico ai nostri telespettatori di venire a Borgomaneiro a vedere e scoprire anche tutte le sue peculiarità storiche, culturali, ma anche i suoi buoni piatti, il buon cibo. E... Con leoni è passato di qua, eh? E voi non volete venire? Ah, dai. venite alla Casa del Bavaggiola. Un saluto da Carlo, da Matteo, da Borgomaneiro e dalla Casa del Bargiola. Ciao e alla prossima. Grazie.